Eccoci qui, siamo nello studio di pre-produzione con noi Gino Straffi. Ciao Gino, ciao, benvenuto. Ben ritrovato. Grazie. Il cuore creativo questo? Ah, sicuramente sì, qua è dove praticamente le storie cominciano a prendere una visione grafica, appunto, prendono vita. E per esempio qui abbiamo Mauro che sta realizzando lo storyboard di uno degli episodi della nuova serie delle Winx. E oramai appunto utilizziamo tutti questa tavoletta grafica per disegnare e cerchiamo anche qui di salvare gli alberi, no? Risparmiando carta. Ma sente la mancanza della carta, quindi, del pennarello? Ma io ancora non sono bravissimo, queste cose, ma loro invece sono diventati ultra tecnologici e quindi riescono a fare tutto anche con la tavoletta. Qui abbiamo un altro Mauro che sta colorando. Si chiamano tutti Mauro. È così, faciliti. Mauro 1, Mauro 2. E lui sta colorando una scenografia e qui ci sono appunto quelli che disegnano i personaggi, quelli che li colorano, quelli che fanno storyboard, le scenografie, e quindi un po' di tutto, ecco, quello che serve per realizzare la parte appunto di preproduzione, che serve di base a chi poi deve animare ogni singolo fotogramma. Ecco, ma le nuove tecnologie secondo te sono un limite per la creatività o sono un'opportunità in più? No, secondo me sono un'opportunità, sicuramente, perché hanno soprattutto semplificato alcune lavorazioni che erano veramente tediose, come ripassare a matita, ricalcare ogni disegno per ripulirlo, oppure colare ogni rodoide trasparente per appunto poter animare foglio su foglio. Questo invece è il regno del 3D. Sì, questa specie di astronave è dove realizziamo effetti speciali e anche il 3D, appunto, che viene applicato all'interno delle storie, scenografie, ma anche veicoli, a volte anche personaggi. E quindi, insomma, un piccolo reparto che è l'avamposto dello studio di Roma, dove abbiamo invece una novantina di persone che lavorano ai film, lungometraggi in 3D. Oggi parliamo di arte. Secondo te un'animazione può essere un'opera d'arte? Beh, diciamo, io direi proprio di sì. Poi chiaramente non so quanti saranno d'accordo, ma sicuramente ci sono dei film del Miyazaki. Io Kamaji, lo schiavo delle caldaie. Sbrigatevi, stupide palle di poligine! La prego, mi faccia lavorare qui con lei. No, non ho bisogno di altro aiuto. In questo regno della poligine c'è già tutta la manodopera che mi serve. Anche lo stesso Up della Pixar sono dei veri capolavori nel loro genere e credo che possano essere considerati delle opere d'arte. Ho trovato il beccaccino! Oh, davvero? Sono alti? Oh, sì, sono molto alti. E hanno un sacco di colori? Ce l'hanno, e come? E gli piace il cioccolato? Oh, sì. Il cioccolato? Ah! Oh, che cos'è quel coso? È un beccaccino. Ma che dici? Quello è uno struzzo in Technicolor. Ma andiamo via! Dai, andiamo a vedere come nasce un cartone animato. Vi siete mai chiesti come si realizza un disegno animato? No? Allora fate attenzione e venite con noi. Vi introdurremo nel magico mondo dei cartoni. Guardate, questo è lo storyboard. Lo storyboard è il primo passaggio dove iniziamo a vedere visualizzato in immagini il cartone animato. In questa fase del lavoro vengono creati anche i model, cioè i disegni ben studiati dei personaggi. Questi bei fogli pieni di schizzi vengono studiati a fondo, uno ad uno. Poi il disegnatore passerà alla fase successiva.
il layout. Riconoscete questo buffo personaggio? Ma sì, è quel simpaticone di Leonard. Questa serie di disegni, i layout appunto, servono a spiegare tutti i movimenti che il personaggio dovrà compiere nel cartone animato. Come facciamo a muovere questo disegno? Avanti! Muoviti! No, urlare non serve a niente. Basta disegnare, 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 disegnare! Ora guardate, si muove. Questo è il lavoro dell'animazione. Fare tanti, tantissimi disegni, uno un po' diverso dall'altro e alla fine il risultato è strabiliante. Non trovate? Bastano pochi ritocchi e il personaggio acquista le sue belle tonalità. Una volta colorati tutti i disegni, ecco quello che vedremo. Bello, no? A questo punto non rimane che mettere insieme i personaggi, il fondale e, grazie al lavoro di composizione, voilà! Il gioco è fatto. Finalmente i nostri amici hanno uno spazio dove muoversi. Ora non resta che dare la voce ai personaggi. Questo è il lavoro di doppiaggio. È quello di Blue Water, siamo in realtà. Quanto lavoro e che faticaccia! Ma come vedete, alla fine il risultato è entusiasmante. Grazie all'unione di fantasia, disegni, musica e parole, milioni di bambini in tutto il mondo proveranno meraviglia, stupore e divertimento. Ed è questo che rende questo lavoro meraviglioso. Perché alla fine dell'opera ci sarà sempre il sorriso di un bambino. Ecco come nasce un'animazione. Ma tu, Eugenio, quando hai capito che questa sarebbe stata la tua professione? Qual è stato il primo lavoro? La prima volta che ti hanno pagato per un disegno, per una storia, per un fumetto? Il primissimo fumetto l'ho pubblicato, che ero ancora al liceo, sulla rivista Tilt. Era un settimanale sui generis, con fumetti, sport e la classica donnina dello spettacolo in copertina. Un format che andava molto all'epoca, era il lontano 1984, e da lì, pagato malissimo, mi ricordo, però intanto era qualcosa. Io ero ancora al liceo, ripeto, e poi mi sono presentato con questi lavori alla casa editrice Eura, che pubblicava Lancio Storie e Scorpio, che erano settimanali già molto blasonati per il fumetto, e ho iniziato a collaborare anche con loro. Poi, sempre a Roma, una parentesi per alcune storie, chiamiamole autoriali, quindi sì, che facevo anche a colori, con una colorazione molto complessa che richiedeva alcuni giorni per ogni tavola, e le ho pubblicate su Comic Art, rivista di fumetto d'autore, come conoscerai. Erano, appunto, io ero appena ventenne, ventunenne, che è stata veramente un'esperienza forte. Tra l'altro, queste storie sono state anche ripubblicate in Francia e Spagna da riviste di settore. E al contempo, avendo illustrato diverse storie poliziesche per Lancio Story, venni notato da Nizzi, Claudio Nizzi, che stava scrivendo un nuovo serial poliziesco per la Sergio Bonelli, sì, editore, e mi chiese di fare delle prove, appunto, per questo fumetto. Io le feci, e con mia grande sorpresa, perché la Sergio Bonelli è veramente un punto di arrivo in Italia, cioè all'epoca lo era ancora di più, stiamo parlando del 1988, e lo era ancora di più perché c'erano meno testate, comunque meno spazi per i giovani, e quindi, con mia grande sorpresa, io giovanissimo fui accettato e preso per illustrare, appunto, alcune di queste storie di Nick Rider. E questo è stato proprio l'inizio, che io chiamo la mia prima vita, quella quando, ancora studente universitario, disegnavo o scrivevo fumetti. Ti sentivi artista? Mai, cioè, mai? Infatti no. Davvero? Mai. Infatti lottavo con questi altri ragazzi, insomma, che conoscevo, che si sentivano molto artisti, criticavano
questo, quell'altro, e avevano questi modelli di riferimento che, insomma, un fumetto un po' d'avanguardia, chiamiamolo così, e io ho sempre detto loro che per me comunque importante era poter raccontare, vivere di disegno, di raccontare delle storie e cercare di farsi leggere dal pubblico, perché poi non c'è niente, credo, di più frustrante che realizzare qualcosa con tanta passione per poi essere l'unico con i tuoi amici che se lo leggi in qualche fanzine o rivista amatoriale. E quindi questo diciamo atteggiamento mentale poco artistico, perché io poi ho sempre, insomma, disegnato anche in maniera, come dire, leggibile, quindi con personaggi realistici, con ambientazioni realistiche, eccetera, quindi questo ha fatto sì che non mi sono mai sentito un artista, ma un professionista del fumetto, dell'illustrazione, che appunto cercava di esprimersi con questo mezzo. Iginio, ti riporto ai tempi del liceo e lo faccio andando a incontrare le ragazze e i ragazzi dell'Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione di Roma, che anche oggi hanno preparato una domanda per te. È riuscito a creare con delle proprio forme semplici, anche abbastanza sinuose, facile, proprio un prodotto che è proprio piacevole da guardare. Beh, sì. Beh. Cioè, è un po' il Lauren Faust italiano. Il fatto è che lui è, appunto, ha cominciato come artista e come disegnatore, sì, per poi diventare un imprenditore, diciamo, qualcosa, cioè, del genere, insomma. Alla fine, Arimbo è la Disney italiana. Sì, cioè, sì. Solo che la modo trasmettere in America, dall'Italia all'America, si vedeva dai tempi dei Fellini, del Leone. Ma in che modo viene curata? Cioè, personalmente, da lui, dove vuole arrivare questo cartone animato? O dove l'ha portato questo cartone animato? Ma penso che sia arrivato esattamente dove voleva, a poterlo gestire, sì, come meglio preferisce, credo, e spero, non so, per se lui, almeno detto, questo fallo. Non è detto sia necessariamente un male, però bisogna vedere in che modo gestisci adesso le cose. Di sicuro quando cambi da artista a imprenditore un bel po' di cose te devono cambiare. Beh, sì. Magari devi perdere un po' di un pochino di amore per la tua creazione, un pochino, diciamo, senti produrre dei soldi. Sì. Sì, la tua creazione comincia a diventare, sì, danaro. Devi sì, un po' snaturarsi per piacere di più al resto del mondo. Ma è un classico, te vendi, insomma. Ma comunque solo sì, il fatto che sia stato un prodotto che ha avuto successo come uscito, penso che possa essere stato, diciamo, un aiuto per Straffi a non dover cambiare troppo. Dopo aver ripreso la carriera come artista, diventando poi un imprenditore, quello che ci chiediamo è se le sue ambizioni da artista si sono modificate, nel senso, adesso lui è più un artista o un grande imprenditore? Ecco la domanda che arriva dalla scuola: ti senti più imprenditore o fumettista? Ma oramai purtroppo più imprenditore, dico purtroppo perché il lavoro di fumettista è sicuramente più divertente. Il problema è che quando, diciamo, ci si allarga, tra virgolette, si ha a che fare con centinaia di collaboratori, poi se si è seri e si pagano gli stipendi in regola tutti i mesi, bisogna purtroppo, insomma, mettere al primo posto la parte imprenditoriale. Quale consiglio daresti a un giovane o a una giovane che desiderasse avvicinarsi a questo mestiere? Bah, il consiglio che darei è quello di cercare di entrare sicuramente prima possibile in contatto con il mondo del lavoro, perché sia quando ho iniziato a fare fumetti che poi quando sono entrato in un grosso studio di produzione francese, io veramente ho imparato molto a contatto diretto con gli altri professionisti, con il lavoro vero. Fin quando, diciamoci, da soli si disegna a casa qualcosa o altro,
si arriva a un certo punto, ma non si può chiaramente conoscere il vero mondo, ecco, dell'animazione o anche dell'editoria. Adesso è il momento dell'Elzeviro. Con noi c'è Claudio Strinati, non gli abbiamo chiesto un'opinione né sull'animazione né sui fumetti, oggi ci parla di bellezza. Le grandi mostre, cari amici, a volte sono biasimate da critici molto raffinati, a volte invece sono super elogiate da chi ha di mira la formazione, la cultura diffusa il più possibile tra tutti coloro che sono potenzialmente interessati. È interessante a volte vedere qual è l'esito, il risultato di una mostra che è stata studiata con l'obiettivo particolare di coinvolgere un pubblico molto vasto. Per esempio, mi ha colpito e mi ha fatto riflettere non poco una bella mostra che è incentrata sulla figura di uno dei più grandi pittori, bisogna dirlo proprio, di tutti i tempi forse, Johannes Vermeer, il grande pittore olandese del Seicento, che si può definire abbastanza famoso presso il grande pubblico, anche perché negli ultimi anni ci sono state delle opere d'arte, c'è stato un film molto interessante, dei romanzi che hanno contribuito a allargare la popolarità di questo artista. E la cosa è molto interessante perché da un certo punto di vista un pittore come questo Vermeer non avrebbe i numeri e le caratteristiche per essere tanto popolare. Intanto è uno che non ha vissuto una vita particolarmente avventurosa o ricca di episodi che possono comunque destare la passione e la curiosità, come il Caravaggio, supponiamo. Anzi, tutto il contrario. Di lui si sa poco e quello che si sa non è particolarmente entusiasmante. Visse una vita normale nella sua città, con una normale famiglia, una vita regolare, un'attività regolare e tra l'altro una tematica trattata nelle sue opere non particolarmente sconvolgente. Eppure, Vermeer è diventato, e non da oggi dobbiamo dire, un grande mito dell'arte universale. Andiamo a vedere la mostra che lo riguarda. La mostra contiene poche opere sue perché sono rarissime le sue opere in giro per il mondo e molti musei, molti collezionisti che le possiedono non le prestano volentieri perché appunto considerano queste opere come sacre. Quelle pochissime, poche, che sono esposte nella mostra di Roma sono più che sufficienti a darci l'idea della grandezza di quest'artista. Cosa rappresentano i quadri di Vermeer? La vita quotidiana, questo è il bello, dei volti, delle stanze in cui agiscono delle persone che stanno in casa, conversano tra di loro, una signora suona un cembalo, dei cavalieri conversano, questo è tutto. Nei quadri di Vermeer non succede niente, ma questa è la cosa interessante. Attraverso questo non succedere niente, il maestro ha veicolato un'unica idea che arriva a tutti con una potenza terribile, come fosse un pugno in faccia, la bellezza in se stessa. Egli rappresenta l'idea stessa della bellezza nelle cose più semplici e apparentemente più lontane, e questo rapporto lontano-vicino è il fascino straordinario di quest'arte. La bellezza, dice Strinati, è un'esperienza a sé e prescinde da tutto il resto. Ecco, per te quanto conta la bellezza, per esempio, quanto è contata nella creazione delle Wings oppure degli stessi gladiatori, proprio il concetto di bello? Conta moltissimo. Io sono sempre stato alla ricerca del bello, ecco, forse è l'unica parte artistica che mi riconosco, e non mi sono mai accontentato di forme, di personaggi che non avevano qualcosa di diverso, qualcosa di più, qualcosa di bello. Siamo anche stati attaccati un po' perché le Wings sono tutte belle, appunto, belle anche alla moda, eccetera. Però io credo che, diciamo, non ci sia niente di male a comunicare il bello di fronte a un mondo che comunica tantissime cose brutte e dove il brutto a volte è anche, you know, diventato sinonimo di qualcosa di positivo, che in realtà non lo è. E quindi
Ecco, sia nel nella serie Wings che nei Gladiatori, ma anche in Antic, noi cerchiamo di mettere quel tocco di estetica che ci contraddistingue un po' da altre produzioni di americani, francesi, ma anche giapponesi. Quindi siamo un'attenzione anche alla sfumatura, al dettaglio. Sì, ma sicuramente sì. Al bello, sì. Come hai detto. Le Wings sono famose in tutto il mondo come serie. Adesso voglio proporti il frammento invece di un'altra serie che probabilmente in popolarità è assolutamente paragonabile. Sto parlando di Lost. Questo posto è diverso. È speciale. Eravamo senz'altro oltre 2000 metri quando è successo. Non so ancora il tuo nome. Mi chiamo Kate. Jack. Non crederai che tutto ciò sia accidentale. Siamo stati trascinati qui per uno scopo, tutti quanti. Non ha importanza, Kate. Chi eravamo? Quello che abbiamo fatto prima di precipitare. Dobbiamo ricominciare da capo. Se per tutto quello che ci è capitato qui esistesse una ragione, non siamo soli. Jack, ognuno di noi è stato portato qui per una ragione. Che cos'è? È quello che scopriremo. Perché sei qui? Io non credo nel destino. Sì, invece. Solo che ancora non lo sai. Abbiamo mandato in onda Lost perché alla Galleria Municipale di Los Angeles a febbraio è stata inaugurata una mostra dove 40 artisti hanno esposto opere proprio ispirate alla serie. Quindi ci piaceva come suggestione, tanto darti l'idea, perché potrebbe essere un'idea anche traslabile alle Wings. Ci piacerebbe fare una mostra dove gli artisti si divertono a riraffigurarle. Sicuramente sì, sarebbe molto divertente vedere interpretate le Wings con diverse tecniche, diversi stili da artisti di oggi. Quindi il papà, cioè tu, riusciresti a sopportare l'idea di un altro artista che magari interpreta Bloom o Flora, sì. Non sono geloso. Non è geloso, perfetto. Grazie davvero Eugenio Straffi, ci ritroviamo domani quando insieme parleremo di media. Adesso invece una puntata di Magazzini Einstein intitolata Un museo a fumetti.